Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, un ringraziamento alle autorità ovviamente, ma soprattutto ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato al concorso e al bando. Sono Federico Arimberti, il portavoce del semestre, e da buon portavoce cedo subito la parola al sottosegretario Gozzi. Grazie. Grazie Federico, grazie a tutti i presenti, le autorità, ma soprattutto grazie ai ragazzi, grazie al loro contributo e grazie alla loro creatività. Si dice sempre, almeno secondo me, la creatività è l'arte di sommare 2 e 2 ottenendo 5. E quindi io sono molto confortato dal risultato di questo concorso, perché credo che con il vostro contributo e il lavoro che faremo a semestre otterremo un risultato in più anziché un risultato in meno, e sono fiducioso del fatto che ci abbiate dato una forte spinta e ci porterete anche fortuna, perché quello che il lavoro che avete fatto è un lavoro innanzitutto che ricorda 2 aspetti su cui noi vogliamo molto insistere per la nostra politica europea e durante il nostro semestre. Il primo è che l'Europa siamo noi e soprattutto siete voi, ed è quindi, dato che l'Europa è quello che i cittadini vogliono che l'Europa sia o immaginano, sognano che l'Europa dovrebbe essere, ci è sembrato assolutamente giusto, fondamentale, coerente, incoraggiante che foste voi a decidere il logo col quale dovremo gestire, che accompagnerà il semestre. La seconda è l'idea della libertà, l'idea dell'opportunità, e certamente siete stati liberi di inventare il logo che pensavate fosse il migliore per quanto riguarda il periodo di presidenza. Avete avuto l'opportunità di scegliere per l'Europa, e credo che il tema proprio dell'opportunità deve tornare ad essere il sinonimo di Europa. Oggi l'Europa è sinonimo di crisi, oggi l'Europa è sinonimo di sfiducia, di lontananza, invece noi riteniamo che l'Europa già oggi e ancora più domani debba essere un'Europa di opportunità. E le opportunità si rivolgono innanzitutto alle giovani generazioni. Io parlo sempre per quanto riguarda, diciamo, la prima generazione Erasmus, che adesso comincia a essere al governo in vari stati membri. Noi diciamo che noi eravamo i figli fondatori, voi non posso chiamarvi figli fondatori, vi dovrò chiamare nipoti fondatori, però ce n'è un grande bisogno. Ce n'è un grande bisogno, perché abbiamo avuto invece un periodo di generazioni che non erano né coloro che hanno veramente vissuto il costo per gli europei della non Europa, cioè che hanno vissuto la guerra, che hanno vissuto la distruzione, che hanno vissuto sulla loro pelle, che hanno pagato con la loro vita il costo della non Europa nel nostro continente in passato. E poi c'è stata invece, c'è una generazione che adesso finalmente assume delle responsabilità in vari governi europei, a partire dal governo italiano, che ha provato sulla propria pelle l'Europa delle opportunità e che quindi oggi è ancora più determinata a offrire alle nuove generazioni una Europa che offra ancora più opportunità e più cambiamenti. Il tema del superamento dello status quo, del cambiamento, è il tema prioritario del nostro semestre. Noi vogliamo cambiare l'Italia, noi siamo molto impegnati con questo governo a cambiare l'Italia, però sappiamo benissimo che è impossibile cambiare veramente l'Italia se non si comincia a cambiare anche l'Europa. Non vogliamo lo status quo europeo, ci sono vari aspetti dell'Europa che esistono che secondo noi vanno cambiati, e non c'è niente di così potente quanto un'idea della quale si è giunto il tempo. Questo non lo dicevo io, lo diceva Victor Hugo, un altro grande europeo, uno dei primi, che lui non pensava il logo, ma aveva scritto alla fine del 1840, circa 1848-1850, scriveva delle cose molto importanti, visionarie quanto il lavoro che avete fatto col vostro logo, e credo che aveste ragione. Non c'è nulla di più potente di un'idea di cui si è giunto il tempo per realizzare. Ed è giunto il tempo, secondo noi, di realizzare un cambiamento anche a livello europeo, di uscire dallo status quo anche a livello europeo, ed è esattamente lo spirito, ancora di più, della priorità, lo spirito col quale noi affrontiamo il nostro semestre e il semestre
che non è un semestre di transizione, non è un semestre in cui ci si passa il testimone a Bruxelles tra delle istruzioni che escono e delle istruzioni che entrano, sono i primi 6 mesi di 5 anni in cui dobbiamo cambiare l'Europa. Sono 6 mesi che cominceranno dopo delle elezioni europee molto importanti, molto rilevanti, sulle quali si è dibattuto molto di più di Europa, anche per contestare l'idea stessa di Europa, di quanto si sia fatto in passato. Certo, anche noi avremmo voluto che se ne parlasse ancora di più, però certamente sarà un messaggio molto importante di cambiamento. È un messaggio molto importante di cambiamento che noi vogliamo assolutamente cogliere per mettere al centro concretamente quella che è l'Europa dell'innovazione. E io non passo in rassegna tutte le priorità di cui dovremo affrontare, di alcune di queste tra l'altro parlerà il ministro Giannini, ma il tema dell'Europa dell'innovazione, cioè il tema ad esempio dell'agenda digitale, della realizzazione di un mercato unico digitale, è uno dei temi che noi vogliamo realizzare. Perché? Perché è chiaro che il ritardo digitale dell'Italia rispetto all'Europa e il ritardo digitale dell'Europa come tale è qualcosa che certamente colpisce tutti, ma colpisce innanzitutto le giovani generazioni, perché voi siete nipoti fondatori dell'Europa, ma siete veramente una generazione digitale, e quindi certamente questo è un altro modo di darvi delle opportunità. Poi sapete, le opportunità è necessario che esistano, poi però bisogna coglierle, e questo è anche il messaggio dell'Europa. L'Europa non è né una Europa matrigna che ti impone di fare delle cose che non vuoi fare, né un'Europa mamma, magari mamma all'italiana, che si occupa di tutto quello che tu devi fare e ti considera un bambino, non fino a 18 anni, fino a 30, 40 anni, essendo un italiano ne so qualcosa. L'Europa non è né un'Europa matrigna né un'Europa mamma. L'Europa è un moltiplicatore di opportunità e deve essere sempre di più rispetto a quello che riusciamo a fare nel nostro comune, nel nostro territorio, nella nostra regione, nel nostro Stato, deve essere sempre di più un moltiplicatore di opportunità. Quelle opportunità dobbiamo saperle cogliere. Voi avete saputo cogliere l'opportunità che vi è stata data di competere per un logo, è evidente che dovete anche essere dei cittadini consapevoli, preparati, informati per cogliere le opportunità che l'Europa vi offrirà. Del resto qui abbiamo un esempio, un grande esempio italiano, di qualcuno che ha saputo cogliere, Luca Parmitano, le opportunità che l'Italia e l'Europa gli ha offerto. Luca è un esempio di qualcuno che ha lavorato sodo, che ha grandi competenze, che ha grande coraggio e che grazie anche a un grande progetto europeo, quello dell'Agenzia Spaziale Europea, è stato il nostro orgoglio non in Italia, non in Europa, non nel mondo, ma addirittura nello spazio. Quindi credo che non ci sia esempio migliore, concludo, esempio migliore di cosa voglia dire un'Europa delle opportunità. Se Luca non avesse lavorato sodo, se Luca non si fosse impegnato in tutta la vita per raggiungere il suo obiettivo, anche l'Europa delle opportunità non sarebbe bastata. Quindi certamente però era importante che ci fosse questa Europa delle opportunità, perché ci ha consentito addirittura di arrivare nello spazio. Ecco, io non dico che dovremmo avere un semestre stellare, ma certamente dovremmo riilluminare un'Europa che oggi è nel buio della sfiducia, è nel buio della crisi e deve tornare ad essere nella luce della speranza e dell'opportunità per un futuro migliore. Vi ringrazio. Grazie sottosegretario, do la parola al ministro Giannini che, e nel farlo però vorrei ringraziare lei e il ministero per lo straordinario lavoro che hanno fatto. È la seconda volta, da quello che abbiamo potuto vedere negli archivi delle presidenze europee, che un logo viene scelto dalle scuole. Prima di noi era successo in Gran Bretagna, ma diciamo così, anche se non è la prima volta, è sicuramente stata un po' un'impresa organizzare tutto questo. Io vorrei ringraziare veramente lei e i suoi dirigenti per lo sforzo e l'impegno che avete messo in questa impresa. A lei, Ministro. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, uno sforzo e un impegno veramente grande, centinaia di proposte che sono arrivate da tutta Italia.
Ma insomma, permettetemi oggi di esprimere una grande soddisfazione, che dallo spazio esprimo ammirazione da sempre per Luca Parmitano, mi riconduce coi piedi per terra, mi sento più familiare in questa dimensione nel dire che la scuola italiana ha risposto come ci aspettavamo, cioè ha risposto con quella naturalezza europea, io la definirei così, dei ragazzi delle prime file che sono qui oggi presenti e che ha fatto sì che in tutte le proposte, insomma, poi alcune stilisticamente più perfezionate, altre se vogliamo con maggiori tratti di ingenuità, ma si è emerso chiaramente l'idea che si può esprimere in un segno, no? In un logo, questo sentimento di sentirsi appartenenti a una comunità che ormai non ha solo il confine nazionale, ma è naturalmente proiettata nella circolazione di uomini, di donne, di idee e di esperienze. Io, guardate, mi sono occupata per molti anni, una decina tutto sommato, di mobilità internazionale, soprattutto studentesca, e di internazionalizzazione. Quindi oggi è una giornata, permettetemi, anche personalmente particolarmente felice, e sento anche un grande carico di responsabilità, perché il semestre italiano sarà un'opportunità straordinaria, Sandro, per poter portare dall'Italia anche una proposta, un messaggio forte su questo tema che è nato con il progetto Erasmus, voi sapete che è stato ideato dalla mente visionaria, anche qui pionieristica, di un dirigente, no? Che tu hai sicuramente conosciuto, avendo lavorato, a Leonarduzzi, e poi è diventato, io l'ho detto altre volte, mi piace ripeterlo anche oggi, una terza rivoluzione culturale europea, ma a differenza delle altre due che hanno posto una cesura nella storia europea, quella francese e quella industriale, la rivoluzione Erasmus, cioè l'idea che ci sia un programma che consente ai ragazzi di stare in altri paesi per un periodo, di studiare, di fare esperienze, di innamorarsi, di ritornare, di essere, anche questo fa parte della vita e della possibilità di conoscere un altro punto di vista. Questo, guardate, è stato l'inizio 27 anni fa ormai di appunto un modo nuovo di intendere l'Europa, di creare anche questo popolo europeo, questo demos che noi dobbiamo continuare assolutamente a partire da questi giorni a riaffermare. Io penso, come Sandro Gozzi, che questo governo e questa classe politica italiana si stia profondamente impegnando nella trasformazione di questo paese, necessaria e ormai improrogabile. In Europa dobbiamo portare, oltre che a una cultura del cambiamento, credo anche una cultura del completamento di questo processo. Questo è ciò che manca, questo è quello che la generazione Erasmus farà, rendendo magari, questa potrebbe essere una delle nostre proposte nel semestre, l'Erasmus stesso curricolare, cioè dando a tutti gli studenti la possibilità di muoversi, dando a tutte la possibilità di essere in una dimensione che non è solo quella di casa propria, magari in certe regioni d'Italia o anche di altri paesi europei, di zone periferiche, di zone interne, e quindi l'andare fuori e stare fuori è, per quei casi, un'esperienza ancora più forte e più significativa. E tutto questo, guardate, rientra anche in una responsabilità che il governo italiano si sta assumendo fino in fondo, a mio parere, nel portare all'interno del semestre i punti strategici, la visione strategica che ha come punto di riferimento la ricerca. Questo è un altro dei pilastri del nostro programma europeo. Non posso non parlare del settore aerospaziale, avendo Luca Parmitano qui, ma penso a tutta la politica delle reti infrastrutturali di ricerca, che sarà uno degli obiettivi dei prossimi 7 anni di storia europea. E guardate, quando si parla di reti e infrastrutture della ricerca, per dirla in termini molto semplici anche a chi non fa questo mestiere, significa costruire in Europa poli collegati di eccellenza per i settori strategici, per quelle che sono le sfide ormai che i paesi devono affrontare in maniera unitaria: invecchiamento della popolazione, cambiamento climatico, flussi migratori, tutte quelle cose che hanno a che fare con le nostre vite, con le vostre vite, e che solo una struttura di ricerca forte, europea, aggregata, con tanti soldi ma che vanno spesi bene, che anche l'Italia deve imparare a spendere bene, potrà dare soluzioni. Allora, se questo è vero, voi vedrete nel tratto di questo logo tutte queste cose, almeno io ce le ho viste e mi sembrano molto ben riassunte. Quindi siamo molto felici che lo sforzo del MIUR, e non solo del MIUR, nel selezionare con attenzione, anche
con molta, poi lo dirà la dottoressa che ha fatto parte della commissione sotto il profilo tecnico, con molta senso di responsabilità per scegliere il messaggio più chiaro e più forte, è oggi coronato, insomma, mi pare da una soddisfazione. Non sapevo che l'Inghilterra l'avesse fatto prima, ma insomma sono due quindi paesi che hanno avuto il coraggio di mettere i ragazzi protagonisti anche nel lancio di questa grande esperienza. No, ovviamente anche se gli inglesi l'hanno fatto prima, il nostro è molto più bello. Era quello che stavo per dire, esattamente. Essendo ancora un giornalista devo sempre dire la verità, quindi dovevo dire che c'era un precedente. Il design italiano è ancora imbattuto. Esatto, lo penso anch'io. Allora a questo punto però veniamo al momento, diciamo così, cruciale. E iniziamo a vedere, ci sono stati degli ex aequo, quindi ci sono, diciamo così, due classificati al terzo posto, che sono l'Istituto Superiore Ferrini Franzosini in Piemonte e l'Istituto di Istruzione Superiore Virginio Bonifazi delle Marche. Eccoli. Sono entrambi terzi classificati, però va una. Secondi classificati, anche qui ex aequo, allora l'Istituto. L'Istituto Superiore Ferrini Franzosini Piemonte di nuovo e il Liceo Artistico De Nittis Pascale della Puglia. Arriviamo così al primo classificato e al logo ufficiale della presidenza italiana di turno dell'Unione Europea. Prego. Eccolo qui. Un grazie e congratulazioni al Liceo Artistico di Design e Tecnico Grafico Giuseppe Meroni della Lombardia. Davvero grazie. A questo punto non posso non dare la parola a voi ragazzi, a voi alunni, e iniziamo da Noemi. Da un brainstorming iniziale abbiamo individuato delle parole chiave come uguaglianza e nazionalità, così abbiamo deciso di stilizzare tre ragazzi che si tengono per mano creando un piccolo giro tondo di uguaglianza, appunto, che sta in perfetta sintonia con la scelta del motto La mia Europa anche la tua. Grazie. Vanessa. Allora per me, dopo una ricerca, sono arrivata appunto alla conclusione che l'Unione Europea è per tutti quanti simbolo di opportunità, appunto. E, ho fatto una ricerca dalla quale ho scoperto che la stella è simbologia di una nuova nascita, come appunto dicevate prima, di una nuova Europa, nuovi stimoli, nuove idee, nuove opportunità. Da qui questi fasci, che vabbè, a parte la bandiera italiana, rappresentano delle strade, ovvero appunto delle opportunità per tutti, perché una nuova strada è un nuovo percorso, qualcosa di importante che ci fa andare avanti e non so cosa dire. Vabbè, grazie. Grazie Vanessa, grazie mille. E Carmen. Nel nostro marchio. Non è questo? No, è sì questo. Ecco. Allora, come si evince dal marchio che abbiamo proposto? Per noi l'Europa è una grande catena che lega con l'abbraccio della solidarietà i differenti popoli che la compongono. Sentirsi parte di
comunque di questa catena ed essere un anello fondamentale vuol dire partecipare a questo grande progetto ricco di speranze, di scambi culturali e di opportunità. E quindi per noi giovani l'Europa è la casa del futuro. Grazie, grazie mille. È il turno di Martina. Prego Martina. Allora, secondo me l'Europa rappresenta un sacco di opportunità non solo per me ma per tutti i giovani, in particolar modo nell'ambito lavorativo, ma comunque in tutti gli ambiti. Per la realizzazione del marchio ho scelto di rappresentare una fiamma che simboleggia sentimenti più profondi come amore e fratellanza, ma soprattutto per ricordare l'unione tra tutti gli stati che fanno parte dell'Unione Europea. Lo slogan Make the Europe è rivolto soprattutto a noi giovani, in quanto siamo noi che siamo responsabili del nostro futuro. Grazie. E per in rappresentanza dell'Istituto Vincitrice, Sara. Noi siamo arrivati alla rondine facendo una ricerca. Abbiamo pensato all'inizio all'Europa e abbiamo cercato una parola che la rappresentasse ed è stata libertà. Facendo delle ricerche abbiamo scoperto che la rondine è il simbolo che la rappresenta maggiormente e così l'abbiamo stilizzata lasciando i tre elementi più importanti, ovvero il becco che essendo rivolto verso l'alto vuol dire che vuol dire puntare sempre al massimo. Le ali che vogliono dire protezione e orientamento, cioè l'Europa, e la coda che è ciò che differenzia la rondine da qualsiasi altro volatile. E infatti in tutta l'Unione Europea sono presenti diverse nazionalità, diversi gruppi che nonostante fanno parte tutti dell'Unione Europea, comunque sono tutti differenti. Grazie Sara. Allora, dico, il becco ovviamente guarda le stelle che non sono solo le 12 stelle, ma le stelle in cui c'è Parmitano, vero? Assolutamente sì. A questo punto darei la parola al rappresentante dell'OIE, dal dottor Venece, scusate, che ringrazio molto l'OIE, che è l'Istituto Europeo di Design, perché... Allora, diciamolo subito, avete lavorato un po' poco, nel senso che i disegni erano così belli che non c'era bisogno di un fine tuning troppo marcato, però insomma era necessario, diciamo così, per alcuni accorgimenti tecnici dare una piccola aggiustatina e vorrei che ci spiegasse in cosa è consistito il vostro contributo. In effetti ha detto esattamente quello che volevo precisare. L'intervento dei nostri studenti, quindi altri studenti dell'Istituto Europeo di Design, per la precisione 4 studenti, una studentessa del corso di Brand Communication e 3 studenti del corso di comunicazione pubblicitaria, si è limitato a stilizzare il simbolo, il segno grafico, lo abbiamo ridimensionato leggermente e reso più versatile per i molteplici usi necessari oggi per una comunicazione integrata attuale, moderna e cross-mediale. Ecco, quindi vorrei in effetti sottolineare che il nostro è stato comunque un intervento teso alla conservazione di quella che è stata l'idea iniziale. E quindi colgo l'occasione intanto per fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno realizzato i progetti che abbiamo visto poco fa. E ci tenevo semplicemente a citare i nostri studenti, quindi Greta Procentese del corso di Brand Communication, Claudia Grisanti, Michela Rossi e Riccardo Coticoni del corso di Comunicazione Pubblicitaria. Un ringraziamento anche al professor Zeri che ha coordinato il gruppo e ovviamente alla nostra responsabile di risorse esterne, Elisabetta Secchi, che ha comunque mantenuto i contatti con la Presidenza del Consiglio. Per noi è stato un grande privilegio, che è un po' come dire la ciliegina sulla torta che va a chiudere un quarantennio da quando nasce nel 73 l'Istituto Europeo di Design a Roma. Grazie. Grazie, dottor Venezia. Grazie anche ai suoi studenti per il contributo. Do la parola a un'altra esperta del settore, una donna di successo non solo in Italia ma in Europa,
La ringrazio per il suo contributo, diciamo così, tecnico. La dottoressa Bellandi è amministratore delegato di una nota società del settore delle comunicazioni, non solo a Milano ma anche a Parigi, quindi insomma, diciamo, una storia di successo anche dal punto di vista manageriale. Vorrei chiederle come vede questo logo e che giudizio dà. Grazie intanto per questa opportunità, è stato un piacere e un onore, e devo dire anche non è stata una scelta facile, i loghi erano tutti interessanti. Ovviamente i loghi si giudicano sia dal punto di vista disegnativo, diciamo dalla parte più grafica, sia degli aspetti più evocativi, quindi questo logo che abbiamo poi definitivamente selezionato rispondeva a tutti e due questi requisiti. Quindi direi interessante sia dal punto di vista disegnativo, se vogliamo cominciare dalla parte grafica, perché pochi tratti e i vuoti anche, no? Questo è veramente degno di un professionista, diciamo, questo modo di disegnare un logo con pochi tratti e i vuoti che danno la forma, no? Interessante, trovo. Sempre tecnicamente parlando, è un logo che definiremmo dinamico, non statico, è un logo aperto, di cui capisco anche l'esigenza poi di pensare alle sue applicazioni, perché è molto più facile avere un logo circoscritto, racchiuso magari in un quadrato, che si applica su qualsiasi fondo, invece questo deve poi trovare il proprio spazio, quindi probabilmente sempre su un fondo bianco. Comunque anche questo è un tratto di modernità. Non è il solito logo un po' antico, diciamo, racchiuso. Se invece poi guardiamo a che cosa significa, sono già state dette delle cose, per me, per noi il logo che comunica in maniera immediata i concetti è quello più interessante, nel senso che io non penso che le persone passino delle ore a cercare di decifrare che cosa quel logo vuole dire. Quindi questa sintesi, che è tutt'altro che facile, io quando sento dire vabbè, cosa ci vuole a disegnare un loghetto, divento matta, no? Perché invece c'è un impegno dietro, è l'estrema sintesi di un concetto. E io qua di concetti ne vedo. Il primo che balza agli occhi è sicuramente insito nella rondine in sé, la libertà. E la libertà lo trovo che sia questo messaggio meraviglioso contro anche chi pensa che l'Europa sia una costrizione. Credo che il fatto che i giovani vedano libertà in quest'Unione lo trovo veramente il messaggio principale e il più interessante. E poi la primavera è l'inizio della bella stagione, quindi l'inizio di un periodo bello, della speranza, quindi dei sogni. È bellissimo che un giovane abbia questo negli occhi e nel cuore. E poi con i cromatismi, non ultimo, quest'unione, fusione, direi, dell'Italia con l'Europa, che trovo veramente azzeccato. Ecco, io questa è stata la mia analisi vedendo questa identità, diciamo. Grazie dottoressa Bellandi, do la parola a Luca Parmitano che come sapete è ambasciatore del semestre, chiedo scusa a tutti i diplomatici ovviamente, ambasciatore nel senso lato, perché la parola testimone a mio avviso non era proprio adatta non solo al personaggio ma neanche all'idea di semestre di presidenza italiana. Prego Luca, maggiore si scusi. Grazie, buongiorno a tutti. Rompo un attimo l'etichetta e inizio con i ringraziamenti. Primo ringraziamento lo devo ai ragazzi che sono qui in prima fila. Non so veramente come ringraziarvi. È un privilegio parlare con voi oggi, grazie di quello che fate. E poi mi allargherò su questo concetto. Poi vorrei ringraziare tutti i presenti. Io qui davanti vedo parte della mia famiglia aeronautica che ringrazio per la presenza. Vedo i rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea che mi hanno permesso di essere qui oggi. Se non fosse stato per loro sarei da qualche altra parte. Vorrei ringraziare il sottosegretario Gozzi e il ministro Giannini per quello che fanno e per quello che faranno. Io vado un po' contro tendenza, a chi non piace la nostra classe dirigente io dico che noi dobbiamo essere così grati di quello che fanno. È un lavoro difficilissimo. Il comandante di una nave è l'unico che non ha direzione dall'alto, quindi è difficilissimo essere dirigenti e quindi io apprezzo il lavoro straordinario che fanno.
Poi permettetemi di ringraziare il gruppo guidato dal dottor Galimberti, che è un gruppo straordinario di gente che mi ha preso per mi ha selezionato per fare questo lavoro nel prossimo semestre. Mi hanno accolto dentro un'equipe unitissima e vi ringrazio davvero per quello che stanno facendo insieme a me. Grazie davvero. E poi adesso riprendo alcune parole che sono già state dette. Tutti voi, dal sottosegretario Gozi fino agli studenti, avete utilizzato una parola, opportunità, una parola bellissima. A chi mi guarda come esempio io rispondo, io non sono un esempio, io rappresento un'opportunità. È un'opportunità che mi è stata data, come quando avevo la vostra età, da giovane siciliano, avevo un sogno, e grazie all'Italia integrata in un sistema europeo sono riuscito a realizzarlo. Non c'è merito, c'è veramente saper cogliere un momento, saper cogliere queste opportunità. E poi avete parlato di libertà, avete parlato di visione, il ministro Giannini ha parlato di visione. Quindi io a queste parole è bellissimo riaggiungerne una che secondo me è contenuta nel vostro logo. Una parola che secondo me è più importante di tutte, è la parola futuro. Voi siete studenti, siete il futuro. Per questo è un privilegio parlare con voi. Nel simbolo che avete disegnato il futuro è contenuto in maniera invisibile. Il Presidente della Repubblica pochi mesi fa ha parlato del vento della storia. In questo momento il vento della storia soffia fortissimo verso il futuro, perché c'è un cambiamento in atto, c'è una primavera, ed è quella di un gruppo di paesi che in maniera pacifica, cosa storica, decidono di unirsi insieme per il bene comune. Noi dobbiamo aprire le nostre ali, che sono già spiegate, per cogliere questo vento, lasciarci trasportare verso il futuro. Bene, il futuro è... Il futuro è nella nostra scuola, nella nostra ricerca, è nello spazio. Quest'anno, insieme al semestre di presidenza, avremo molte opportunità di parlare di spazio, avremo una ministeriale a fine anno. Abbiamo fra una settimana un collega, Alex Gerst, che parte fra una settimana verso la Stazione Spaziale Internazionale, poi avremo Samantha Cristoforetti, il capitano Samantha Cristoforetti, che parte a fine anno, un altro primato, una storia fantastica. Bene, questo futuro... costruiti insieme, è il nostro futuro, è il vostro futuro. Voi avete già spiegato le ali cogliendo questa opportunità. Io invito tutti i giovani, tutti gli studenti, ma tutti gli italiani a desiderare fortemente di essere europei, perché Europa significa futuro, significa opportunità, e tutte quelle parole che oggi abbiamo detto, perché non restino parole? Grazie. Grazie Maggiore Palmitano, grazie a tutti. A questo punto credo che il sottosegretario però abbia un precedente impegno, mi è stato detto. Ok, perfetto, allora può restare per la premiazione. Ok, allora invito il ministro Giannini a premiare gli alunni. Forse sì, c'è un problema di... Funziona? Sì, benissimo. Sempre un terzo ex aequo classificato è l'Istituto Ferrini di... Di Dio Valencia. Sì,
E il logo, ecco, lo volevo rivedere. Bello, quindi il messaggio era, dicevi? Incrociare il futuro. Incrociare il futuro, bellissimo anche. Tutto insieme diventa complicato. Ciao, ti chiami? Martina. Martina. Martina, guardiamo le... Secondo classificato ex aequo, Istituto De Nittis, Pascale, Bari. La catena, la solidarietà. Benissimo. And the winner is... Eccoci. Ah, c'è un gruppo. Beh, ora non vorrei dire una cosa ovvia ed evidente. Siete tutte ragazze in questa, eh? No, così, lo dico en passant. Senza alcuna malizia, naturalmente. Grazie a tutti. Volevo chiedere ai colleghi giornalisti se hanno domande da fare, altrimenti chiudiamo qui. Paola Tamburlini dell'ANSA, prego. Buongiorno. Come ci spiegavate prima, il logo ha anche un senso nell'immediatezza di chi lo vede. E visto la politica che sta facendo il governo in questo momento e i discorsi che avete fatto, mi chiedo se il significato non possa anche essere l'Italia va a testa alta in Europa con il becco all'insù, appunto. Prego, chi vuole rispondere per primo? Secondo me sì, e stavo dicendo alle ragazze, ci vedo anche quest'idea che è un'Europa ottimista, perché la rondine è un simbolo, no? di apertura della stagione dell'ottimismo, della speranza, e la testa italiana, e non mi sembra un particolare trascurabile. No, sono d'accordo, io direi questo, tanto ormai non ci libereremo dell'ornitologia, ho capito, no? Perché è evidente che, diciamo, non ci liberiamo dell'ornitologia. Allora, dato che quando non ti puoi liberare di una cosa, devi fare un po' come gli orientali, devi trasformarla in opportunità, no? Allora direi che dobbiamo uscire, questo vuol dire che l'Italia esce dal complesso di Calimero, per cui siamo piccoli e sporchi in Europa, e entra invece nell'Italia dell'opportunità delle rondini, e credo che questo sia il messaggio migliore. Poi permettetemi di dire che per me oggi è un'opportunità speciale, perché voi avete avuto il premio, ragazze, e ve lo siete meritato. Io senza meritarmi assolutamente nulla, perché devo dimostrare, ho avuto la maglia con firma di Luca Parmitano, che mi sembra qualcosa. È quasi come si dà il premio Nobel prima che qualcuno faccia qualcosa, capito? Dovevi aspettare il semestre per darcela. Temo che l'ESO doveva procurare altre magliette, o come queste persone.
Allora, io prima di chiudere questa conferenza stampa, ringraziando tutti quanti, vorrei che fosse proiettato il cosiddetto co-branding, cioè il logo italiano in, diciamo, accanto a quello della presidenza permanente, e questo sarà un altro dei loghi che andrà durante il semestre. E con questo abbiamo veramente detto tutto, io ringrazio davvero tutti, ma lasciatemelo dire un ringraziamento particolare alle scuole e ai ragazzi che hanno partecipato. Grazie ancora.